Buonasera a tutti, amiche e amici sportivi della provincia di Trapani, seconda puntata della nuova stagione dello Sport in TV, trasmissione interamente dedicata al campionato di calcio di eccellenza, con gli occhi puntati ovviamente al girone A, quello delle squadre trapanesi, dopo il prologo di 7 giorni fa. Iniziato a fare davvero sul serio. Lo scorso weekend si sono giocate le partite della prima giornata, si è giocato già per i 3 punti e questa sera, come al nostro solito, inizieremo a parlare di tutto ciò tramite tante immagini, tanti contributi filmati, tante interviste, ovviamente con gli ospiti in studio che vado subito a presentare, a partire da Pietro Vellutato. Buonasera Pietro, ben trovato. A fianco a Pietro Vellutato, Pino Ricata, quest'anno nella doppia veste di opinionista e dirigente del Mazzara, essendo diventato team manager della formazione canarina. Buonasera Pino. Buonasera. Accanto a Pietro Vellutato, Simone Tramuta, entrato a far parte della famiglia del Mazzara con un ruolo di responsabile della scuola calcio. Buonasera e bentrovato. Alla mia destra due rappresentanti della squadra di Alcamo, a partire dal direttore sportivo Pietro Zangri. Buonasera direttore, Buonasera, grazie per avermi dato. ben trovato. Accanto a Zangri, Leonardo Duca dell'area stampa e comunicazione della società bianconera. Ciao Leonardo, Buonasera a tutti. grazie anche a te. E allora, dicevo, abbiamo tantissime cose delle quali parlare. Iniziamo come di consueto vedendo assieme i risultati e la classifica, quella dopo i primi 90 minuti di gioco. Campionato d'eccellenza Girone A, prima giornata, questi risultati: Castelbuono Alcamo 1-1, Dattilo Mazzara 3-6, Folgore Paceco 0-0, Licata Marsala 0-0, Mussomeli Pro Favara 3-0, Nissa Terranova Gela 1-0, Parmon Valtroina 1-0, giocata sabato, Riviera Marmi Atletico Campofranco 1-0. La classifica ovviamente: Mazzara Mussomeli Parmon Val Riviera Marmi e Nissa 3 punti, Castelbuono Alcamo, Folgore Marsala, Paceco e Licata 1, Campofranco Terranova Gela, La Troina, Dattilo e Pro Favara, 0 punti. Questi risultati, la classifica è molto semplice come avete visto, c'è però da dire che uno di questi risultati non è stato ancora omologato, è quello relativo alla partita Parmon-Val Troina finita 1-0 per i padroni di casa e giocata sabato, perché ci sono a quanto pare dei problemi di tesseramento di un giocatore della squadra palermitano e quindi si resta in attesa delle decisioni del giudice sportivo. Iniziamo la grande cavalcata rispetto alle partite che si sono giocate. Direi alla regia di iniziare a mandare il filmato relativo ai gol della partita Dattilo-Mazzara, la partita più spettacolare: 9 gol, un calcio di rigore sbagliato da parte del Dattilo quando il punteggio era di 1-0 a favore del Mazzara. Un Mazzara che in questa prima giornata è stata forse la sorpresa davvero più grande. Non so quante persone, tifosi sportivi, avrebbero scommesso su una vittoria del Mazzara sul campo di un Dattilo che arrivava da una stagione davvero strepitosa. Ebbene, il calcio è bello anche per questo. Il Mazzara è tornato via con 3 punti fondamentali. Direi di far intervenire subito Pietro Vellutato con una prima riflessione. Un risultato davvero inaspettato per certi La versi. riflessione è certamente positiva. Nessuno di noi, sportivi, tifosi, pensavamo di poter vedere un risultato del genere. Ovviamente siamo tutti contenti, ovviamente questo stimola sia i tecnici che i giocatori a migliorarsi. È passata una settimana, sicuramente il bravo Giacomino avrà anche allestito alcune rifiniture nei confronti di alcuni giocatori che magari sono venuti con ritardo, perché so che la società ha già tesserato 2 altri giocatori in settimana, qualche altro ancora dovrà tesserarlo. Comunque, ripeto, è stata una sorpresa, ma una sorpresa molto piacevole e positiva. Pino Ricata, team manager del Mazzara, un risultato insomma che ci voleva davvero per iniziare con il piede giusto e per cercare in qualche modo di far tornare l'entusiasmo. Questo ovviamente, questo passo non è sufficiente, è un piccolo passettino per far tornare un po' l'entusiasmo in tutto l'ambiente giallo-blu dopo i noti fatti di questi mesi. Un risultato molto zemaniano, come si suol dire. Giacomino già ha appreso bene la lezione del suo mister, del suo mentore Zeman, e devo dire che ho visto squadre molto molto
proprio molto Zeman, perché la velocità, la rapidità, l'aggressività e il possesso di palla, che Giacomo ha messo in atto, ha fatto fare ai giocatori che hanno interpretato bene la partita, l'hanno condotta fino alla fine sempre con lo stesso ritmo, mai avuto cali di tensione. La squadra sembra all'attacco, sembra alla ricerca del gol, anche il motivo. E ha rischiato anche qualcosa, ricordiamo l'ottima prestazione di Strambi, decisivo in almeno un paio di occasioni, e sul rigore di Pisciotta, quando ancora il risultato era soltanto, tra virgolette, di 1-0 a favore del Mazzara. Sì, ma appunto io credo che la mentalità sia proprio questa, quella di aggredire sempre l'avversario, non dare spazio, non farle respirare. E il Mazzara della velocità e della rapidità ne ha fatto l'arma migliore. Io credo che proprio gli avversari mi sembravano, rispetto al Mazzara, che erano stanchi, che non c'erano. E vedevo un Mazzara che appena perdeva la palla, soprattutto i ragazzi di colore, erano così rapidi e veloci nel riconquistarla. E di qui, da un'azione difensiva che già diventava un'azione offensiva, per cui loro perdendo il pallone a centrocampo si trovavano spesso in un'inferiorità numerica. Qui il Mazzara è finito a 7, ma il Mazzara poteva fare ben altri gol, poteva fare anche altri 2-3 gol. Intervenire Simona Tramura, ci torniamo dopo. Insomma, sì. una vittoria in questa nuova avventura del Mazzara Calcio 2016-2017. Che ci voleva? Dicevamo prima di andare in onda, un Mazzara un po' un cantiere aperto. Sì, diceva bene il responsabile dell'area di informazione dell'Arcamo che il Mazzara è un cantiere aperto, noi parlavamo di questo, un cantiere aperto, e come cantiere può riservare belle sorprese, come purtroppo ci può essere anche la brutta sorpresa. Finora è una bella sorpresa. Io ho seguito un po' degli allenamenti che Giacomo sta conducendo, un po' mi portano indietro quando giocavo, che usavamo la preparazione di Zdenko, di Zeman, e quindi so cosa vuol dire fare i gradoni, cosa significa caricare sulle spalle i propri compagni e fare le flessioni, fare i piegamenti sulle gambe, so cosa significa. In effetti pensavo che i ragazzi fossero dovessero accusare un po' questa fase di preparazione, perché è pesante, è molto pesante. Invece hanno interpretato bene l'idea di Giacomo, del mister Modica, nei migliori modi. Poi secondo me hanno una motivazione fortissima che li rende, secondo me, per ora molto pericolosi. Potrebbe essere una bella sorpresa del campionato il Mazzara, che è un cantiere ancora. Direttore Zangri, la sorpresa di più, la vittoria sonante del Mazzara larga nel risultato, o la sorpresa di più in negativo il dattilo di mister Formisà? Vedendo la partita di attenzione, il dattilo secondo me non era in campo, perché si vedono delle reazioni di gol ben precise, che fanno, cioè lascia tutta la libertà possibile per poter andare a fare gol. Però comunque la prima giornata non deve mai trarre in inganno nessuno, perché sono delle squadre magari che hanno una preparazione diversa nelle gambe, in cui si può ottenere di più a seconda del lavoro fatto. Il Mazzara è una squadra fresca, si è visto che è una squadra fresca, magari il dato ancora ha delle gambe un po' di lavoro, perciò infatti c'era poco movimento del dattilo e molto movimento del Mazzara. Cioè, le prime partite comunque sono in questa maniera, c'è una squadra che prepara un tipo di preparazione per la lunga, e c'è quella squadra che prepara una preparazione per subito tirarsi fuori dalla zona che potrebbe diventare calda. Poi le chiederemo, quando parleremo dell'Alcamo, che tipo di preparazione avete fatto voi. Leonardo, una prima impressione sulla partita dattilo Mazzara, anche tu, come in tanti o quasi tutti, insomma, non immaginavi un Mazzara che uscisse vincitore dallo stadio Mancuso di Pacecchio? Sì, da Castelbuono, dove eravamo, sinceramente seguivamo un po' i risultati, e per noi è stata una sorpresa, perché non ci aspettavamo, soprattutto nel... il risultato così come è maturato in maniera eclatante, cioè 6 gol al dattilo, visto anche quello che il dattilo di Formisano ha fatto l'anno scorso, certamente un esordio così non ce l'aspettavamo. Però di fatto devo dire che, guardando anche i nomi del Mazzara, conosco Ike e conosco il valore di Ike, l'avevamo noi all'inizio, sì. Devo dire, la preparazione, come ben sai, 2 anni fa, sì. È stato pure con noi, conosciamo il valore di questo gioco. Già il fatto di avere squadra, uno come Ike o Codie,
In attacco mi sembra che il Mazzara sia ben fornito. Diciamo sponsorizzo proprio Ike, perché 2 anni fa, anche se ha avuto dei problemi di infortunio, quando giocava era devastante. Quindi non lo so, posso dire, è un cantiere aperto solamente il Mazzara, ma secondo me è una squadra che può dire la sua in questo campionato. All'inizio certamente si può, come dice il direttore, ognuno diciamo, ha delle preparazioni differenti, si presenta in campo in maniera diversa, però ecco, già vincere a Dattilo 6-3 secondo me è un segnale, non è un bel segnale. Esatto. Pino Ricata, ultima questione, dobbiamo sentire adesso le dichiarazioni di mister Modica dopo la fine della partita. Diceva Leonardo Duca, in attacco il Mazzara è messo bene da questo punto di vista, oggi ultimo giorno di mercato, c'è da aspettarsi qualcosa, facendo la premessa ovviamente che appena 48 ore addietro la società ha ufficializzato i tesseramenti di Scardillo e di Mercurio. No, per quanto riguarda il Mazzara, la campagna acquista devo dire si ferma qui, perché in arrivo non ci sono più altre ragazze, giocatori, a meno che non arrivi qualche attaccante di nome altisonante di nome di qualità, che sia libero. Al momento il Mazzara ha chiuso la campagna acquista e non ne farà, e sempre ripetendo che se trova qualcuno di suo gradimento, qualche attaccante, una prima punta che è quella che occorre a questo Mazzara, che sia libero, allora l'acquisto si fa. Quindi aspettiamo dicembre, aspettiamo un po' il campionato come va, vediamo noi come siamo combinati, se siamo nella zona playoff, se non ci siamo, insomma è tutto ancora un divenire. E allora andiamo a sentire le dichiarazioni post gara di mister Modica e del protagonista quasi assoluto di giornata, Cristian Giacalone, autore di 2 gol, di un assist, del fallo da rigore, insomma chi più ne ha più ne metta, vediamo. È stato un debutto favorevole, l'importante era appunto partire con il piede giusto per noi, per la città che ne ha di bisogno, per i tifosi, per il mister e per tutto il contesto di Mazzara. E sono contento, e siamo solo all'inizio, quindi dobbiamo sicuramente ancora dare di più e fare tanto. Il merito di tutto non è solo mio, è sicuramente anche dei miei compagni e del mister, che in settimana ci fa lavorare bene. E magari molti ci danno, non lo so, come una mina vagante, però io penso che è meglio essere sottovalutati e poi sorprendere che essere sopravvalutati e poi deludere. Abbiamo fatto benino, abbiamo giocato discretamente bene, abbiamo fatto pure qualche cosa che non va, però nel contesto sono contento, perché da una settimana che stiamo insieme è stata una grande applicazione da parte dei ragazzi, quindi un passettino avanti rispetto alla partita di Coppa, e dobbiamo continuare su questa falsa riga in attesa di sviluppi che verranno poi nel proseguo del tempo. Ribadisco, abbiamo giocato bene, avevamo di fronte una signora squadra, l'anno scorso era arrivata terza in questo campionato, hanno preso giocatori importanti, di cui Civilleri, che ho avuto il piacere e la fortuna di averlo allenato io a Lecco. Quindi diciamo che sotto questo punto di vista la soddisfazione è maggiore, poi sono contento per i ragazzi, per tutto l'impegno che hanno profuso in questa settimana, anche se voglio dire, una rondine non fa primavera, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo vinto con grande merito, andiamo avanti così, non giocavamo da soli, c'era una signora squadra, però la squadra è stata brava, era corta, aveva voglia di giocare, ha cercato di mettere in pratica quello che avevamo provato in questa settimana, a sprazzi ci siamo riusciti, abbiamo fatto delle cose egregie, e compatibilmente anche con qualche cosa che non va, però nell'insieme abbiamo fatto bene. Pietro Vellutato, ovviamente alla prima giornata di campionato, cose buone, cose meno buone, un giudizio molto equilibrato quello che ha dato Giacomo Modica al termine della partita vinta contro il Dattilo. Ma Giacomino è sempre stato così compassato anche nell'esprimersi indipendentemente dai risultati finali. Ha fatto bene a fare questa dichiarazione,
per non gasare troppo l'ambiente, perché giustamente siamo all'inizio del campionato. È stata una sorpresa positiva e piacevole quella del Mazzara. Qualche gol magari, ovviamente sempre magari pesante il concetto che vinci 6-3 fuori casa e ti lamenti di qualche gol che prende, però sa, anche perché c'è stato qualche minuto nel quale il Mazzara era in vantaggio 5-1, poi 5-2, 5-3, c'è stato qualche attimo di sbandamento dal campo, poi è arrivato anche il sesto gol. Giustamente l'allenatore chiama l'attenzione dei propri ragazzi per il futuro di stare un pochettino più attenti. Comunque ripeto, Giacomini è anche un valore aggiunto, noi lo dicemmo la settimana scorsa da questa tribuna. Non è che lo stiamo scoprendo ora, Giacomino, il suo passato di giocatore e il suo passato anche di allenatore che è discreto, ma soprattutto c'è il suo presente di uomo che noi a Mazzara conosciamo bene, Giacomino, per la sua serietà e che, perché no, è anche un valore aggiunto perché il mazzarese come tale ha uno stimolo in più di qualcuno che vede, che per esempio un allenatore che ti vede Pordenone o che ti vede Vercelle non ha lo stesso entusiasmo che deve avere uno locale, un mazzarese o un alcamese se trattasi di Alca, ma questo per me sono dei valori aggiunti. Detto questo, sul Mazzara ci ritorneremo più avanti, un Mazzara che domenica affronterà in casa alle 15.30 il Castelbuono. Nel corso della trasmissione daremo anche altre informazioni sui biglietti, sull'arbitro. Il Dattilo invece andrà a far visita all'Atletico Campofranco. Andiamo avanti nella nostra carrellata, ci andiamo a vedere il servizio della partita Riviera Marmi proprio Atletico Campofranco, finito 1-0 per la formazione di mister Melillo. Vediamo i gol e poi ne parliamo in studio. Un anno di purgatorio, di promozione, un'annata da record per la nuova Riviera Marmi targata Enzo Melillo, una stagione da imbattuti e subito il pronto ritorno in eccellenza. Oggi è il giorno del debutto in campionato per i giallorossi di Custonaci. Corsino, dopo il tocco di Riccobono, pallone buono per Romeo, il contropiede della Riviera, Romeo, limite all'area di rigore, Romeo! Cicca completamente il pallone. E il Campofranco che adesso fa la partita in questi primi minuti, prova la conclusione, il Campofranco con Fricano, un destro che finisce fuori. Riccobono sulla destra, si accentra con il mancino, prova la conclusione, palla direttamente tra le mani di Semprevivo. Potrebbe essere azione pericolosa, Lamia, limite all'area di rigore, Lamia, il destro, risposta di Semprevivo, e poi c'era il fuorigioco però da parte di Cannavò. Parte Riccobono con il mancino, attenzione, esce Genne, pallone che arriva all'interno, e c'è il gol di Romeo, anzi no, fallo commesso da Romeo. Adesso Giardina si allontana, va anche lui all'interno dell'area di rigore, parte Riccobono, pallone, colpo di testa! Stavolta sì, Salvatore Romeo porta in vantaggio la Riviera Marmi. Prova di vincolarsi, cerca ogni spazio del Campofranco. Attenzione al colpo di testa di Musso sul cross arrivato dalla sinistra di Fricano. Riccobono, buono il pallone per Corsino. Attenzione, può avanzare la Riviera. Subito Corsino ricambia gioco verso Barcellona. E però cicca il pallone, ma c'è comunque superiorità numerica ancora per la Riviera. Riccobono in area di rigore, mette il pallone all'indietro verso Corsino, il destro, palla che finisce al lato. Ribeiro sulla destra, prova ad avanzare, finisce a terra Cannavò, palla che arriva in mezzo, si alza la bandierina però dell'assistente, qui recupera il pallone Cannavò, poi Corsino, pallone sul destro, prova la conclusione Corsino, c'è una deviazione, anzi no, Guaiana, buona la sponda per Cannavò, attende, punta il numero 13 Giovenco, poi il tiro di Cannavò. In dribbling su Cinarico, Bono ancora si accentra, pallone sul mancino, prova la conclusione, palla che finisce fuori di pochissimo. Va a Cinarico, la battuta di questo fallo laterale, c'è in qualche modo il Campofranco che vince il rimpallo con Abate, poi Pirrotta, attenzione in area di rigore, Pirrotta e pallone, Abate, cicca, arriva a Cinarico, il controllo, va alla conclusione, palla che finisce sul fondo, mani nei capelli. Lonigro con il mancino, palla che arriva sul secondo palo, esce Grimaudo, la tocca,
poi Fricano con il destro. Tutti in area di rigore, c'è anche il portiere del Campofranco vicino all'area di rigore. Palla che arriva in qualche modo, Corsino l'allontana, poi il sinistro da parte di... tentato da Fricano, se non andiamo errati, che finisce altissimo. Direttore Zangrilla, Riviera Marmi, formazione neopromossa, vince all'esordio per 1-0, una campagna davvero importante quella della formazione della società di Custonaci. Secondo lei questo Riviera Marmi che ruolo può giocare in questo campionato? Avendo preso gli ultimi due acquisti, penso che potrà fare un campionato. Ricordiamo Convitto e Monforte. Farà sicuramente un campionato di alta classifica, perché è una squadra abbastanza brillante pure, cioè penso che terrà la sua nel campionato. Una squadra in cui molto c'è da avere paura comunque. Leonardo, tu mi sembra di capire che sei sulla stessa lunghezza d'onda. Sì, noi l'abbiamo incontrata in amichevole, la prima amichevole che abbiamo fatto in questo precampionato. Devo dire che già faceva impressione anche del gioco, soprattutto il Riccobono e questo Corsino soprattutto che non si fermava mai. Secondo me è una delle pretendenti alla vittoria finale a questo punto con questi due rinforzi che sono arrivati adesso, non si possono più nascondere, non credo che possano pensare o dichiarare di fare un campionato soltanto per o mirare ai playoff o per salvarsi. Credo che sia una delle pretendenti alla vittoria finale, secondo me, assieme al Troina e qualche altra squadra che verrà fuori. E allora sentiamo le dichiarazioni post gara di mister Enzo Melillo, vecchia conoscenza del calcio mazzarese. Devo fare complimenti al Campofranco e al mister Restivo perché ha dimostrato di avere veramente una buona squadra e nel secondo tempo diciamo che abbiamo rischiato qualcosina. Il primo tempo tutto di marca per quanto riguarda la Riviera Marmi, penso che il primo tempo il risultato poteva essere ancora più rotondo perché se eravamo un pochettino più bravi in qualche ripartenza o in certe circostanze siamo arrivati addirittura in superiorità numerica 4 contro 2, 3 contro 1, non siamo stati molto precisi, potevamo chiudere la partita secondo me anche già nel primo tempo, questa è una cosa che sicuramente un pochettino rimproverò ai ragazzi in settimana, però poi nel secondo tempo diciamo che sì è vero che abbiamo rischiato qualcosina, ma rischiavamo solamente dei lanci lunghi da parte dei difensori del Campofranco. Noi eravamo messi abbastanza bene, poi gli ultimi 10 minuti ho addirittura giocato a 5 perché visto che loro giocavano parecchio in ampiezza sui due attaccanti esterni, abbiamo messo l'uno contro uno con Corsino e Barcellona, penso che alla fine il risultato penso che sia più che meritato, però c'è da lavorare. Ancora non siamo al top, c'è almeno 4-5 giocatori che forse ancora saranno al 60-70%. E Romeo è uscito dopo un quarto d'ora con i crampi perché lui è uno molto generoso e naturalmente non ce la faceva più, però posso dire che stiamo lavorando bene giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, sono convinto che questa squadra può solamente migliorare e soprattutto il reparto offensivo, appena i giocatori come Romeo e Riccobono inizieranno proprio a dare il 110%, questa squadra posso solamente migliorare a livello qualitativo il reparto offensivo, però sono contento, dai, però sono sicuro che c'è da lavorare parecchio. Questo Enzo Melillo, Pietro Vellutato, un Melillo che non vedevamo da tempo qui a Mazara, un Melillo comunque sicuro del fatto suo e sicuro del materiale umano che ha a disposizione. Ma il nostro vecchio conoscenza come giocatore a Mazzara ha lasciato un ottimo ricordo, mi pare che abbia giocato 3 o 4 anni. Qualche gol l'abbia fatto bene. Ma ne ha fatte molte, era molto rapido sulle fasce, un buon giocatore per queste categorie e anche per la quarta serie è stato un buon giocatore. Anche lui nel modo di parlare è anche ponderato, è giovane, ha molto entusiasmo, onestamente siamo ancora agli inizi, molto presto per poter fare una graduatoria di chi può o non vincere il campionato. Certamente in rapporto agli acquisti che si sono fatti in estate si può azzardare anche qualche pronostico, però anche loro sono candidati a fare un ottimo campionato. Pino Ricata, brevemente su Riviera Marmi. Ma io dico non solamente sulla Riviera Marmi, penso comunque che tutte le squadre terrapanese sono forse le squadre più forti del campionato e tutte si sono ben attrezzate, eccetto il Mazara e Marsala che sono partite un po' in ritardo, ma soprattutto il Mazara che è partito in ritardo, ma tutte le altre
hanno un buon organico a partire dalla Riviera Marmi, che e come dicono qua i signori dell'Alcamo, che è una delle candidate a vincere questo campionato. Anche devo dire che è stata una buona impressione, e ho saputo che in settimana hanno fatto altri acquisti, per cui le intenzioni della Riviera Marmi sono quelle di fare quantomeno un ottimo campionato e puntare alla zona alta della classifica. Simone Tramuta, a Mazara invece si è partiti con i piedi per terra, magari anche l'esperienza da questo punto di vista ha insegnato qualcosa? Sì, penso di sì. Come diceva Pino, un po' in ritardo per quanto riguarda la campagna acquisti, ma secondo me è stata allestita una buona squadra. È normale che non è facilissimo ormai fare delle squadre che sono molte pretendenti anche nella categoria. Io volevo un attimo, se me lo consente, tornare indietro su Giacomo Modica, quando sì, Pietro parlava del valore aggiunto. Cioè, io volevo soltanto dire questo, che Giacomo è uno che può dare ancora tantissimo al calcio di un certo livello come allenatore, quindi un calcio professionistico, e ha scelto di essere l'allenatore del Mazara non per quest'anno, lui ha scelto di sposare un progetto che tutta la società quest'anno ha deciso di cambiare un po' il registro. Lui da mazzarese l'ha sposato in pieno, lui non vuole venire qua a fare un campionato di 6 mesi, 8 mesi, quello che un è un progetto a lungo termine. Sì, lui vuole. Scusate, voglio fare lo spettatore, perché la trasmissione deve essere facile. Sento parlare sempre di progetto, possiamo dire qual è il progetto? Perché io che sono lo spettatore che fa quel biglietto che ama il Mazara, sento parlare da questa tribuna sempre il progetto Mazara, il progetto Mazara. E ne ha parlato anche l'amministratore delegato Franzano. Il progetto Mazara, diceva. E io ora da sportivo mi chiedo, forse anche in forma provocatore, sì, positivamente, qual è questo progetto? Certo, io non posso rispondere soltanto per alcune cose, però per quello che mi competo, per quello che ho visto, dato che mi sono avvicinato, che non sono né un ex giocatore di calcio, mi è stato chiesto qualcosa, di dare un mio contributo per quanto riguarda la scuola calcio, che dovrebbe essere più scuola di vita che non scuola di calcio, perché io francamente ho avuto una brutta esperienza con mio figlio quando faceva scuola calcio, dove tutto si faceva tranne scuola, si faceva calcio, e il calcio non c'entra niente, il calcio viene dopo, intanto viene la scuola di calcio, e quindi questa è già l'idea. Siccome l'idea l'ho sposata in pieno e mi è piaciuto, mi va bene. Per quanto riguarda invece il Mazara Calcio, il progetto è quello, secondo me, di vivere questa squadra, deve essere il mazzarese a vivere questa squadra, anche se quelli che stanno dando una mano d'aiuto sono di Palermo e continuano a dire dovrebbe essere il mazzarese ad avvicinarsi, prima fra tutti e anche il pubblico stesso, le varie associazioni, le varie ditte, tutti. E Giacomo, che è un mazzarese, e penso di dire che sia un mazzarese d'occhio per quanto riguarda il calcio, sta dando il suo contributo e tanti altri stanno dando il suo contributo. Quindi secondo me il progetto è questo, di vivere questa squadra come se fosse una cosa nostra. Io che non sono un addetto, diciamo, al calcio, lo sto facendo, e mi sarebbe piaciuto molto essere molto più vicino a Giacomo, perché è una cosa che a me fa piacere proprio vedere crescere lo sport. Lasciamo stare se è un calcio, in questo caso è il calcio, in questo caso è il calcio, mi sta bene, a me piace, ma è lo sport che deve crescere, perché vorremmo ricordare, mi scuso con Alcamo, parlo di Mazara, ma anche Alcamo ha trascorsi dove... Parliamo dal punto di vista polisportivo, dove noi toccavamo il massimo delle serie in tanti sport. Voi ricordate bene la 1 vostra di pallacanestro, di pallamano. E quindi dovremmo avere questa sensazione, questa capacità di capire che il Mazara non è perché ci sono i palermitani che stanno dando una mano d'aiuto e dei palermitani. I palermitani stanno mettendo la faccia, secondo me, denaro, tempo, tolgono tempo alle loro famiglie, cosa che stiamo facendo anche noi in piccolo. Quindi secondo me dovremmo avvicinarsi di più alla squadra, il pubblico, le aziende, l'amministrazione, tutto, per creare dal Mazara e fare questo e allargarlo anche alle altre associazioni sportive, società sportive e altri sport. Questo, il progetto secondo me è Mazara, è questo, è Mazara come città. Ovviamente dal punto non so di se vista... mi sono spiegato, perché non voglio parlare di cose tecniche, perché non sono certo, addetto. Certo, dal punto di vista agonistico ce l'ha detto chiaramente anche Giacomo Modica durante la prima intervista che gli ho fatto quando è arrivato, ha diretto il suo primo allenamento, Mazara non merita certamente questa categoria. A cosa poi si possa mirare ovviamente sarà il campo e il programma, certo, della società. Poi non a si può fare l'oggi al domani, ovviamente, ci vuole anche una programmazione. Però il progetto può anche significare, scusami,
progetto può anche significare questo, che io società, classe dirigente, stabiliamo tutti assieme nel progetto Mazzara di dire quest'anno faremo un campionato di assestamento media alta classifica, perché rivaluteremo alcuni giocatori, valorizzeremo altri giocatori, l'anno 21 e per altri 2-3 anni diremo a vincere il campionato per fare il salto in quarta serie o addirittura in Serie C. Allora ecco il progetto medio, lungo, dal punto di vista tecnico ancora questo, no? Cioè nessun dirigente potrà dire cosa si vuole fare del Mazzara dal punto di vista tecnico. Pietro, Giovanni ha detto bene, se partite con i piedi di piombo, cioè secondo me, cioè, fare dei programmi non serve a niente, serve ricostruire un po' l'immagine. E ogni qualvolta si sono fatti puntualmente, sono andati male. Secondo me la delusione di aver perso la Coppa Italia all'ultima fase, secondo me c'è stata la delusione, e un po' questo ha un po' tagliato le gambe, quindi c'è da ricostruire un po' anche l'ambiente. No, beh, delusione, ho avuto questa sensazione, perché si parla spesso di questa Coppa, perché cioè, Mazzara ha fatto una cosa superlativa, ma non è... Secondo me. Non è perché si è persa, la coppa va vanificato. No, io parlo di delusione. I complimenti vanno fatti alla dirigenza, perché io ho detto l'altra volta e lo ripeto ora. Un quarto d'ora prima che quello facesse il calcio di rigore, tutta la Sicilia parlava del Mazzara Calcio come organizzazione, come serietà, come classe dirigente accreditata presso la federazione. Zanni, ti ricordi tu? Se poi casualmente c'è stata la desgrazia del rigore, perché una vinceva e l'altra perdeva indubbiamente, ma noi non dimentichiamo che l'anno scorso siamo stati i secondi in campo nazionale su 198 squadre che ci sono in campo nazionale, da Savona a Mazzara del Vallo, chiaro, noi siamo stati i secondi in campo nazionale. Cioè non è che qui c'era gli amici sportivi, lo devo dimenticare. Allora, io sarò impopolare, diventerò impopolare, che non c'entro niente col calcio, però è parte. Ma tu hai visto a questo una risposta da parte di chi doveva rispondere? Io parlo in genere, ragione c'hai. Facciamo intervenire Zangrè, chiudiamo poi questa parentesi. Io dico semplicemente una cosa, che il fondamentale di una squadra è la società, cioè prima di fare la squadra c'è un gruppo societario. Se c'è un gruppo societario in cui trasmette fiducia ai tifosi, a tutto quello che c'è, allora si incomincia a fare un programma. Ma finché la società, quest'anno c'è Tizio, il prossimo anno c'è Caio, allora sicuramente ne perderanno di fiducia sia ai tifosi che anche l'organizzazione della squadra. Io dico semplicemente che la parte più essenziale è avere sempre una società in cui possa garantire serenità alla squadra, serenità in tutto, e poi dopo gradualmente fare quel tipo di programma, cercando di prendere i giocatori giovani e comprarli e farli diventare sue, e non oggi vengono e domani cambiano squadra, che in questa maniera non si riuscirà mai a allestire una squadra. Ogni anno c'è sempre da rifare sempre una squadra, ed è una lotta continua quello che io faccio con il fattore. Fortunatamente quest'anno già ne hanno tolto uno juniores, ma io l'avrei tolto anche altri due juniores, perché non è così che si sarà un bilancio di una squadra. Magari chi ci ascolterà a casa, l'anno scorso c'erano tre under che dovevano giocare, quest'anno invece l'obbligo è per due. Perché secondo me è un danno sia per il ragazzo che per la società, perché ormai tutti i ragazzi vengono qua con il procuratore, con il 108, se mi dà il 108 io firmo, se non mi dà il 108 no, non firmo. Cioè non riesce mai a fare una squadra. Spieghiamo cos'è il 108, che sente libero il ragazzo appena finito il campionato. E in questo senso non riesci mai tu a programmare, perché io ricordo che l'arco che ha cambiato di vinto l'arco con una squadra è incominciato in promozione e finita in Serie C, facendo 2-3 ritocchi annualmente. E chissà che e questo incomincia a essere un programma. Non sia anche e questo incomincia a essere un progetto, incomincia a essere un programma. Cioè non smantellare la squadra ogni anno. Non è il caso di una cosa di squadra. I dirigenti cercare di fare sempre gruppo è totalmente smantellato di aumentare. Allora Pino Ricata, hai 30 secondi per poter molto più vicino alla squadra. 30 secondi a disposizione, perché dobbiamo andare avanti. Ferrante ha portato a Mazzara quest'anno circa 15 giovani del 98 e 99. La squadra è composta da metà senior e metà juniores, per cui da questo mix si farà una squadra medio-alta classifica, nella speranza sempre che esca qualche giovane da poter valorizzare e cercare di cederla in categoria superiore, dove la società possa ricavare dei fondi
economici, chiaramente per poter avere un sostentamento economico e continuare, perché questa dirigenza non possono sempre uscire soldi per il Mazara Calcio. È chiaro che questa è la politica. La campionato medio alta classifica e valorizzazione dei giovani. Così parlò Pino Ricata, insomma, infatti, perché quando c'è il mercato di calcio, una parola brutta, comunque, cioè di la società sopravvivono tutti. Ora non c'è più, il fatto dice tu, c'è un giovane che cresce, lo puoi valorizzare, darlo, lo puoi passare, vendere, fare. Ora non lo puoi fare più. Perciò la società non hanno più un introito, oppure non investe su una cosa in cui non rimane niente. Perciò tutto quello che è sacrificio che devono fare per far giocare i giovani, a cosa serve la società? Punto interrogativo, vedremo di rispondere in una prossima puntata. Andiamo avanti velocemente, dobbiamo quasi fermarci per la pausa pubblicitaria. Due squadre nuove di questo girone sono la Nissa e il Terranova Gela, che si sono affrontate nella prima giornata. Abbiamo un filmato per vedere anche il gol decisivo del match siglato da Strano su calcio di rigore al quinto minuto del secondo tempo, una partita che ha avuto conseguenze per il Terranova Gela, non solo perché hanno perso sul campo, ma perché l'allenatore Angelo Vedda in settimana è stato esonerato dalla società. Al suo posto è stato chiamato ad allenare la formazione Natale Serafino, per la panchina del Terranova Gela si era fatto anche il nome di Totò Brucculeri, esonerato, anzi hanno interrotto il rapporto con la società del Gela consensualmente. Invece la scelta è andata verso Serafino, dunque la Nissa si conferma comunque che sarà una squadra che dirà la propria in questo campionato. Ha vinto anche il Mussomeli per 3-0 in casa contro la Profavara. Non vediamo il servizio per motivi di tempo, ci fermiamo invece per una pausa pubblicitaria. Al rientro in studio parleremo anche delle altre trapanesi, a partire dall'Alcamo e poi anche Folgore, Paceco e Marsala. Riprendiamo per la seconda parte dello Sport in TV, proseguiamo la nostra carrellata, iniziamo questa seconda parte parlando dell'Alcamo. Abbiamo un filmato con i due gol della partita terminata 1-1 a Castelbuono, grazie alla collaborazione del qui presente Leonardo Duca, un Alcamo che è riuscito ad acciuffare il pareggio a tempo scaduto con Said Jumò. Dovrebbero partire tra qualche istante le immagini relative a questa partita. Chiamo in causa intanto il direttore Zangri per chiederle, insomma, un punto guadagnato o due punti persi? Ma di come è andata la partita è un punto guadagnato, anche se qualche azione da gol l'abbiamo fatto. Le aspettative forse prima della partita erano diverse? Ma no, le aspettative per me sono tutte le partite che si devono sempre giocare, perché non c'è aspettative prima di vittoria o di pareggio o di perdita. Sono le partite che vanno sempre disputate prima e poi dopo, quando l'arbitro fischia uno accetta il risultato come è giusto da accettare. Se noi abbiamo fatto, non è che abbiamo giocato bene, però comunque qualche azione da gol l'abbiamo fatta. È un campo ostico, un pubblico ostico, una panchina ostica. Qua tutti, a un certo punto i palloni dalla panchina sono passati in tribuna, cioè c'è stato un po' di maretta in tutto e per tutto. Forse ci sono ancora gli strascichi di quanto è accaduto l'anno scorso, quando ricordiamo. Non so cosa c'è, però semplicemente che tu, quando stai vincendo la partita a 10 minuti alla fine, tutti i palloni vanno a finire in tribuna, insomma, non magari nella sacca, tutti in tribuna. Allora ti incomincia anche a venire anche un po' di nervosismo. Infatti, ne ha fatte le spese Chico, che è stato anche giocato per un turno. Non ha fatto niente Chico. Ha cercato un po' un calcio da parte dei calabresi. Tutta la partita, nel reparto c'è scritto per aver spinto la giocata. Ha subito soltanto, è strano questo. Tutta una partita di provocatoria, tutta una partita di provocare sempre tutti i ragazzi dicendo questo, dicendo quello. Cioè comunque non è un campo facile comunque. E neanche la squadra, perché è una buona squadra comunque. Infatti confermo intanto che la squadra non è certamente una squadra da sottovalutare, perché è una squadra tosta. Magari non ci saranno giocatori molto tecnici, però è una squadra che lotta. Diciamo Salvo Ricca, diciamo, ci ha messo anche del suo nel mettere anche nel carattere di questa squadra. Poi l'ambiente è quello che è, abbiamo trovato un ambiente, devo dire,
ecco, hai fatto riferimento a quello che è successo l'anno scorso. Diciamo, quando il Castelbuono è venuto ad Alcamo, hanno trovato l'errore del bucato del Pusino. L'episodio spiacevole, devo dire. Ovviamente la società dell'Alcamo ha preso subito le distanze dagli autori che ignorano. Distanza, ovviamente poi conosci bene cosa è successo, un comunicato stampa da parte del Castelbuono che ci accusava di atteggiamenti mafiosi, eccetera, eccetera. Devo dire che quando siamo arrivati a Castelbuono, la dirigenza del Castelbuono si è scusata proprio di questo fatto, del comunicato stampa che non riportava il vero, assolutamente. Conoscete bene la dirigenza dell'Alcamo, ma tutta la Sicilia ci conosce, assolutamente. Non abbiamo mai trattato male nessuno. Ricordo 3 anni fa, tanto per aprire questa parentesi, abbiamo perso una Serie D ad Alcamo con la Leonfortese. 4.000 persone hanno applaudito la Leonfortese e i suoi tifosi. Quindi se doveva succedere qualcosa, credo. Non passava il centrocampo. Ecco, voglio dire, al di là dell'aspetto diciamo, della partita, tecnico, però voglio dire, non c'erano le premesse per subire, non abbiamo subito niente, perché quello che è successo in campo, è un atteggiamento forse che è di costume da parte di questa squadra, perché non credo che sia comportato così solo perché c'era l'altro, credo che anche con le altre faranno così, perché il campo lo permette, come vedete è un campo in terra battuta piuttosto duro, non si può giocare a calcio, perché i nostri giocatori sembravano altri giocatori, da quello che avevamo visto in precampionato non si reggevano in piedi. Quindi diciamo abbiamo avuto difficoltà anche a fare 2 passaggi di fila, noi. Meno male che alla fine ci ha messo lo zampino. Esatto, poteva accadere, ecco, il pareggio poteva arrivare, il gol è stato un errore, una disattenzione della difesa. Però il nostro gol potevamo segnare solo in quel modo, un episodio, ecco, solo Gimò forse poteva inventarsi quello che ha fatto in area, che era tra l'altro, non si vede bene qua così, vedo da lontano, ma vi posso assicurare che non era facile, perché aveva 3 giocatori davanti e solo lui, non so come abbia fatto a mettere la palla dentro. Per fortuna abbiamo pareggiato, diciamo, questo è partire male. Sapete bene, non è bello per una, assolutamente, una squadra. No. Pietro Vellutato, cominciamo a stuzzicare un po' qui il nostro amico Pietro Zangri, un Alcamo che quest'anno si è presentato ai nastri di partenza di questo campionato con una bella campagna acquisti, ha confermato Chico, ha confermato un bel po' di giocatori, ha preso Fina, ha preso Genesi, ha preso Esposito, ha preso Ilario. Dove può arrivare quest'Alcamo? Così come io disse che il valore aggiunto per il Mazzara era Modica, per l'Alcamo il valore aggiunto è Zangri, il quale è da circa quantomeno 20 anni che gira in questi campi. Il caffè pagato per Vellutato? No, lontano, per andare a prendere un caffè fino ad Alcamo. Un vassoio di dolce magari, no, particolare di Alcamo. Per cui lui ha costruito, d'accordo con la presidenza e con altri colleghi della società, una squadra tecnica, ma nel frattempo calata nella realtà della promozione, perché tu puoi portare ad Alcamo, a Mazzaro, a Marsala, 5 Rivera, 7 Mazzola e 12 Buoninsegna, che non si calano nella realtà di una promozione, questi campionati non ne vincono mai. Invece lui ha preso 4-5 giocatori di categoria, per cui se non ricordo male tutti e 3 dicemmo la volta scorsa che l'Alcamo, prima ancora che giocasse questa partita, noi veniva annoverata fra quelle 5-6 squadre che sicuramente lotteranno per vincere il campionato. Pino Legato. No, io personalmente avevo detto la candidata numero 1 che è l'Alcamo. Nel frattempo dall'altra parte non li vediamo, ci sono tutti gli scongiuri da parte di ognuno fa gli scongiuri. Però devo dire Zangri, comunque che il campionato è un campionato che sarà molto tosto, molto duro, e da questa prima di domenica avevo dimenticato la Riviera Marmi, che fra l'altro si è rafforzata. La Dissa l'avevo detto, perché in quanto capoluogo di provincia sarà un'altra candidata. Insomma, queste 2-3... Non dimentichiamo la folla di Castelbaggiano. Cioè, io non dimentichiamo... Troina che non conosco, che mi hanno detto... Mettiamole tutte. Troina che mi hanno detto che a Palermo ha giocato benissimo. Infatti forse qui
quindi, questo punto non è il problema chi deve vincere, forse chi deve, si deve salvare. Questo non lo so. Quindi è importante fare punti di che dà più serenità alla squadra, allora può anche darsi fare il risultato bene. Allora, direttore Zambietta, l'anno scorso insomma c'è stato qualche problema, un Alcamo che ha cambiato allenatore in corsa, quest'anno si è partiti dalla conferma di Mister Chi con una bella campagna acquisti, dove volete arrivare? Noi domenica in domenica cerchiamo di fare la nostra partita e poi, no, quest'anno abbiamo avuto la fortuna di convincere sia il Presidente che il Totrila di confermare almeno il 90% di quello che avevamo l'anno scorso. Perché se dovevamo cominciare a mettere questo andiamo via, quello andiamo via, potremmo fare la squadra, sicuramente. Quest'anno a nostro vantaggio, penso ci sarà che già c'è un anno in più alle spalle del gruppo che avevamo prima, più con questi quattro acquisti che abbiamo fatto, penso più altro un paio di giovani pure abbastanza buoni, penso che sia allestita una buona squadra, però da là a dire che la prima squadra a vincere il campionato ce ne vuole, perché il campionato, cioè, i campi sono tutti difficili e poi c'è... Quest'anno c'è molta concorrenza per... Io credo che nel suo complesso questo campionato sarà leggermente superiore a quello della Il tasso tecnico sì. Il tasso tecnico è anche agonistico, perché Troina, questi campi sono tutto dove giocherai agonismo spietato. Ragalbuco, Castelbuono, Campofranco, sono tutti campi che tu giocherai del tifo, non è che qua viene a Mazzara che magari si fa così, oppure si viene ad Alcamo, ma sa gente che magari paesi che sono navigati qua fai, anche perché ad Alcamo, e faccio intervenire Leonardo, per le prime due partite non si potrà venire ad Alcamo perché come il solito problema, ma anche, adesso ci saranno due partite casalinghe, la prima domenica con l'Italia e poi cultura... con Marsala che verranno giocate entrambe. Infatti questa è, per fortuna Castellammare non è lontana. Diciamo, però è un fatto un'erba sintetica, no? Bellissimo. No, no, ma infatti non so se avete un po' seguito l'ultima partita di Coppa che abbiamo giocato lì con la Palma, ma Riccardo Chico è stato chiarissimo, ha detto chiederò alla società di giocare sempre a Castellammare, quindi, perché la squadra si esprime bene lì in un campo perfetto, quindi ed è davvero un peccato comunque per l'Alcamo non è un peccato, però ti posso dire in questo momento Lelio Catella ci penalizza, ci potrebbe penalizzare parecchio, come ci ha penalizzato in questi anni, dobbiamo dirlo con tutta franchezza, perché se qua il direttore Zangrini mi può anche smentire, ma credo di no, perché anche lui ha vissuto quella stagione, ripeto, quando abbiamo perso quel campionato con la Lempertese all'ultima giornata. Se avessimo avuto un campo migliore nella Lucatella di allora, credo che avremmo vinto il campionato anche prima di quella fatidica partita, secondo me. Quindi oggi memori delle esperienze passate, memori di quello che abbiamo perso nel passato, abbiamo deciso, facciamo uno sforzo, andiamo a giocare in un campo sicuramente migliore, dove la squadra si può esprimere meglio. Fino a quando questo Lelio Catella, non sappiamo, devo essere sincero, non abbiamo notizie riguardo all'amministrazione in merito al manterboso Lelio Catella, infatti lancio ancora una volta, faccio un appello. L'amministrazione di Alcamo è a Torino. Io diciamo faccio infatti ancora una volta un appello all'amministrazione di Alcamo affinché finalmente si mobiliti per questo manterboso, perché è da mesi che sollecitiamo di intervenire, ancora oggi siamo già alla seconda giornata del campionato, Lelio Catella non sappiamo quando rientreremo, può darsi pure che andiamo a giocare altre partite a Castellammare, non è detto che... Direttore Zangri, per chiudere, siamo anche penalizzati perché per fare gli allenamenti noi facciamo i zingari, come sono dei zingari, perché al Catella ci possiamo allenare. Il Sant'Ippolito, nelle misure che è picco, perché benissimo che ha giocato a calcio di sacchi, benissimo che se le misure non essendo sempre uguali, quando fai un qualcosa non riesce mai lo stesso, perché fra campo piccolo e campo grande c'è sempre... E proprio quest'anno appunto, il nostro grande campo è più forte questo, il fatto degli allenamenti, farle così, non avere un consiglio per fare gli allenamenti con un campo abbastanza come misura normale. E ci penalizza moltissimo. Speriamo che la situazione migliore in Alcamo, che domenica, dicevo poc'anzi, riceverà il Licata, dovrà fare a meno non soltanto di Chico squalificato, ma anche di Di Miceli squalificato per due turni e di Palazzolo squalificato invece per un turno. Aggiungo io anche Picone, che si è infortunato durante la gara domenica e purtroppo per 10 giorni non potrà nemmeno allenarsi. E allora andiamoci a vedere adesso il servizio relativo a un altro derby trapanese di giornata tra la Folgore e il Paceco, partita finita 0-0. Una discesa interessante da parte di Cumbo, la conclusione con i pugni. Si oppone Alessio Zummo.
furono derby dal sapore davvero interessante. Buono il numero di Galfano, il pallone messo al centro, Prestia, il sinistro che sorvola di pochissimo la traversa. Fricano mette giù il pallone, poi la traversone all'interno dell'area, c'è Testa che difende bene il pallone, prova a resistere alla carica di un paio avversari, si gira il diagonale al veleno, non particolarmente potente, lo effettua con il sinistro alla fine, Scappini allontana ma sui piedi di un avversario, attenzione alla conclusione, alta anche questa volta sopra la traversa all'interno dell'area di rigore, parte il sinistro, il colpo di testa di Scarpitta, incredibile, un pallone che sembrava quasi destinato in fondo al sacco. Poi migliore possibilità di traversone per Ortolini di testa, il pallone. C'è Camareri che ha chiesto il pallone alla percussione di Alessandro Camareri all'interno dell'area di rigore. Alza la testa, mette il pallone per Ortolini. La sfera che si impenna, ancora lì Ortolini. Poi Scarpitta riesce ad allontanare. Attenzione ad Ortolini che potrebbe partire in contropiede. Vince un rimpallo, Raffaele Ortolini. 2 contro 1, c'è Bono anche vicino a lui. Soltanto Scarpitta, prova a recuperare Bognanni. Ortolini aveva tentato un suggerimento, poi finisce giù. Un contatto al limite dell'area, anzi dentro l'area di rigore. Il direttore di gara però non se l'è sentita di accordare la massima punizione in favore della Folgore Selinunte. C'è Prestia che prova ad accentrarsi con il mancino. Verso Accetta, il controllo, poi il destro. Alto di pochissimo. Salvatore Accetta. Prova un traversone per Ortolini, attenzione a Bono, il sinistro, fuori bersaglio. Poi De Marco prova il tocco in avanti, attenzione a Terranova, si libera benissimo e c'è il gol. No, arriva il fischio però, arriva il fischio di Saia che ha interrotto il gioco proprio mentre Terranova si apprestava a concludere sulla corsia di sinistra. Conquista bene il pallone, il traversone per Raffaele Ortolini, il colpo di testa in mezzo a due Ortolini. Intanto seguiamo l'avanzata di Accetta che mette il pallone all'interno dell'area con Ortolini, fa da sponda dietro per Comegna, la sassata, la traversa. Parte Bono, si avvicina alla barriera, la conclusione, il pallone che esce di pochissimo. Ancora Secan, il pallone poi dato in favore di Accetta, c'è il destro, Jaber che rinvia, nessun giocatore della Folgore pronto ad approfittarne. Allora a Prestia, pallone per Comegno, zona tiro per il numero 8, posizione di fuorigioco per Sergio Secan che ha messo il pallone in rete però. E adesso arriva il triplice fischio del signor Saia. Pietro Vellutato, una Folgore, quella di mister Nicola Terranova che ci ha provato fino alla fine a cercare la via del gol ma non ci è riuscito. Dall'altra parte un Pacheco che è andato via da Castelvetrano con un punto prezioso. Io sono convinto che la Folgore meritava la vittoria per il gioco espresso e per la qualità anche dei giocatori. Per me anche lei, la Folgore è una delle poche squadre che può mirare a vincere questo campionato. Lo stesso Nicola Terranova è giovane, ha entusiasmo, sicuramente vorrà far molto bene a Castelvetrano, ha un gruppo di giocatori già collaudato l'anno precedente a Mazzara. Un gruppo ai quali si è aggiunto in settimana anche Pietro Iacono, ex portiere del Mazzara. Esatto. Che lui conosce bene perché a inizio del campionato l'aveva avuto lui come giocatore, molte di queste, per cui è avvantaggiato da questi fattori. Che la squadra è stata quasi un trasferimento in blocco da Mazzara del Vallo a Castelvetrano. E tecnico bene o male lo stesso, perché anche se ha disputato poche partite nel Mazzara, però la preparazione l'aveva fatta lui l'anno scorso inizialmente, per cui si trova in una situazione molto favorevole. L'ambiente è caricato, mi riferisco anche alla classe dirigente. Io sono convinto che farà bene a Castelvetrano sia la squadra che lui come allenatore. Tra l'altro, a proposito, diceva Pietro Vellutato, di questa caratterizzazione tra virgolette giallo-blu della Folgore, mercoledì scorso c'è stata un'amichevole informale per così dire allo stadio di Novaccara tra la Folgore e la Mazzarese, ci sono stati alcuni momenti di tensione tra lo stesso Nicola Terranova e alcune persone che assistevano alla partita, determinarle probabilmente questa situazione che si è venuta a creare con tanti mazzaresi e tanti giocatori del Mazzara che sono andati alla Folgore, credo dal mio punto di vista una scelta
rispettabilissimo, ognuno ha il diritto di fare quello che vuole. Dispiace Pietro Vellutato che poi insomma alla fine si creano anche questi momenti di tensione che si potrebbero evitare. Ma io d'accordo con te, sono giovane, avrei evitato per fatti logistici e comprensivi di fare questa amichevole in questo momento, perché piacciono nel calcio ci sono anche altri aspetti che sono la passione e anche il rammarico di certi comportamenti più o meno positivi, più o meno leciti. Fare un'amichevole ora ancora così a sangue caldo io avrei evitato, però siccome lo sport è anche questo, ognuno è libero di fare quello che ritiene opportuno. Ripeto, io allenatore della Folgore avrei evitato di fare un'amichevole a Mazara, conoscendo l'ambiente di Mazara e conoscendo tutto quello che c'è stato. Tanto non succedeva niente, se invece di farlo ora questa amichevole, se la potevano fare fra 2 o 3 settimane, non succedeva niente. Speriamo, insomma, è il mio punto di vista, che si resti sempre in un clima buono, insomma, che non si sfoci mai in qualcos'altro, perché il calcio è e resta comunque sempre un gioco. Vediamoci, sentiamoci le interviste del dopogara tra la Folgore e il Pacheco e ritorniamo in studio. No, è un problemino e col tempo sicuramente lo risolveremo. La partita è stata una bella partita, a mio parere in un campionato d'eccellenza non è facile vedere queste geometrie e queste giocate che si sono viste oggi. D'accanto mio, quando pareggio in casa non sono mai contento, però se vado ad analizzare l'avversario, che a mio parere deve lottare per vincere il campionato, perché la stessa squadra dell'anno scorso anzi è stata migliorata, prendo di positivo questo pareggio e già da martedì inizio a lavorare per il campo di Gela. E la mia squadra è una squadra giovane, una squadra incompleta, una squadra nuova. Per 10 undicesimi oggi era una squadra completamente con giocatori presi da altre squadre. Ci vuole il tempo per amalgamarsi, però sono soddisfatto. Ho fatto complimenti ai miei ragazzi perché nonostante le difficoltà del primo tempo ho visto che la squadra ha reagito bene, ha mostrato carattere, ha mostrato geometria in mezzo al campo. Forse sbagliamo troppo tecnicamente e forse in alcuni frangenti della partita siamo troppo sicuri. Dobbiamo migliorare in questo e i ragazzi sono talmente bravi che sicuramente arriveremo a un punto della condizione dove raggiungeremo spesso le vittorie. Primi 30 minuti di marca solo nostra, abbiamo avuto 4, forse 5 palle gol limpide, una con 2 con testa, una con De Marco, poi un'altra con Terranova, il colpo di testa di Scarpitta sul calcio d'angolo che poteva dare su punizione, che poteva darci il vantaggio. Poi diciamo che ci sono stati 15 minuti di equilibrio. Secondo tempo, i primi 30 minuti, i primi 25 minuti di marca rossonera, dobbiamo essere onesti, hanno avuto il colpo. Però devo dire che sul numero di azioni poi magari noi nel primo tempo ne abbiamo avuto qualcuno in più rispetto a loro. Loro tremano il pallino di gioco, hanno avuto l'occasione del legno della traversa con Bono, se non ricordo male, con Comegna, sì. Poi magari ci siamo messi noi a 4 e mezzo, abbiamo sofferto un po' di meno e poi alla fine abbiamo avuto pure un'occasione con Gulli, che se la mette in mezzo, testa e solo, e può fare gol. Un punto per uno tra la Folgore e il Pacheco, un punto ha guadagnato tra virgolette anche il Marsala sul difficile campo del Licato, un Marsala che ha una situazione quasi simile a quella del Mazara, partito molto in ritardo con problemi societari alle spalle, ma il Marsala è tornato via con un punto da Licata. Vediamo. Adesso un giocatore del Marsala termina a terra, si alza anche il cartellino per Cannizzaro, si aspetta quindi il fischio del direttore di gara, il calcio di punizione e il tiro di Ferrante. Pallonesco del lato al centro sul primo palo, allontana con qualche difficoltà il portiere di casa. Prova il corridoio, ma capisce tutto.
Ciancimino che poi sbaglia, permettendo a Sette Case di provare il tiro, e arriva la prima conclusione dell'incontro. Ancora i padroni di casa. Il cross questa volta insidioso, un tiro cross che si spegne sul fondo. E Marsala che riconquista la sfera, ancora un tiro pretenzioso di Calabretta, opaca la prestazione dei padroni di casa. E adesso c'è il tiro e la grande risposta di Maltese. Sta per iniziare la ripresa, 0-0 il risultato al Dino Liotta tra Licata, calcio e Marsala 1912. Favero, pallone scodellato al centro, allontanato da Lombardo, ancora il Licata pericolosamente il contro cross e arriva il tiro dalla bandierina. Si infuriano i difensori del Marsala, invece di preoccuparsi di questo tiro. Occasione pericolosa per il Licata, si allarga adesso sulla sinistra verso il nuovo entrato Zarbo, il raddoppio, ancora Zarbo, caparbiamente entra in area, mette il pallone al centro, Maltese sbroglia la Matassi. Il Licata, il tiro incredibile, incredibile occasione al 93esimo, la migliore, la più importante, la più eclatante. Con Ferrante ancora gli uomini di Galfano potrebbero andare al tiro, preferiscono che la sfera sfili sul fondo per perdere tempo. E arriva il triplice fischio finale qui al Dino Liotta di Licata. Queste le immagini relative alla partita Licata-Marsala. Pietro Vellutato, anche questo risultato può essere un buon viatico per il Marsala per una stagione che non sia solo di dolori ma anche di gioie. Sì, è molto presto per dare un valore sul Marsala rinnovato all'80% come Mazzara, per cui certo un risultato positivo contro una signora squadra e un ambiente come quello di Licata è sempre un fatto positivo, partire col piede giusto. Però ripeto, ancora il Marsala io non mi pronuncio, perché mentre sull'Alcam, sulla Folgore già mi sono espresso, perché ho visto che hanno una struttura ben determinata fin da ora, sulle altre no. Allora sentiamo le parole di Galfano e di mister Pardo del Licata. Aspetta che lo dice. Un attimo che arriva. Noi eravamo in grande emergenza, anche perché sabato, come tutti sapete, è andato via anche il capitano. Io avevo soltanto due difensori di ruolo, sono rimasto con uno, mi sono dovuto inventare un nuovo modulo. Dopo aver lavorato tutta la settimana con un sistema di gioco ho dovuto cambiare. Mi sono inventato due centrocampisti dietro, creando un 3-4-3 con tutta gente fuori ruolo. Poi, per non parlare, quando si è fatto male Liuzza, mi sono inventato l'attaccante centrocampista centrale, quindi devo fare i complimenti ai ragazzi perché veramente hanno dato tutto e questo è lo spirito giusto, quindi sono veramente soddisfatto. Ma noi abbiamo avuto tantissimi contatti, purtroppo le vicissitudini societarie c'è stata terra bruciata nei confronti del Marsala, quindi molti giocatori hanno paura a venire. Premessa che ce n'è pochi perché siamo a settembre, però abbiamo tempo fino a venerdì, poi voglio dire ci sono sempre gli svincolati, è normale che questa squadra va potenziata con 4-5 giocatori. Tutto sommato penso che la squadra non ha rischiato nulla, abbiamo affrontato, ti ripeto, una squadra che ha giocato con 10 uomini dietro la linea della palla, abbiamo cercato in tutti i modi di andare in vantaggio, però ti ripeto, non sono assolutamente contento della prestazione, faccio i complimenti intanto a Marsala che è venuto a guadagnare un punto prezioso con una formazione molto rimaneggiata. C'è tanto da lavorare, come ho sempre detto il nostro obiettivo, e lo ribadisco sempre, è quello di lavorare, mantenere sempre la categoria come ho sempre detto dal primo giorno, però è anche vero che ci dobbiamo rimboccare le maniche e ripartire subito.
Direttore Zangri, un Galfano non dico quasi sconfortato, ma comunque insomma consapevole di una situazione difficile a Marsala, no? Ma effettivamente a Marsala è una situazione un po' difficile, io mi auguro che riescano a risolvere un po' dei problemi, perché è un peccato una piazza come Marsala trovarsi in queste condizioni anche a livello societario. Io per Galfano, perché è un grosso allenatore, Galfano è una persona abbastanza brava per fare l'allenatore. Speriamo che riescano a trovare quei 4-5 elementi che gli servono per cercare di fare il salto di qualità. Io lo dico, una piazza come Marsala, insomma, sta stretto per un campionato di stare dietro per non vincere il campionato, almeno lottare per i playoff. Pino Ricalda, Folgore, Pacheco, Marsala, chi è messo meglio e chi ha più possibilità di fare un campionato di vertice e di conquistare magari la zona playoff? Ma delle tre mi sembra che al momento proprio per un fatto organizzativo mi sembra la Folgore. Quindi, mentre Marsala, come sappiamo, è partita un po' in ritardo e con tutte le tribolazioni che hanno avuto in società, questa macchina deve ancora carburare, per cui dobbiamo dargli il tempo necessario a Galfano per poterla amalgamare. E il Pacheco, tutto sommato, rimane sempre una buona squadra. Però non è ambiziosa tale da vincere il campionato o quantomeno puntare a una zona playoff, vuole fare un ottimo campionato, mettersi i punti in saccoccia, quella della salvezza, di essere sicure, e anche se ha fatto all'ultimo momento un buon acquisto, è ritornato Testa di nuovo a rafforzare l'attacco, però non credo che sia una squadra che possa ambire a una zona di alta classifica, però darà filo da torcere a tutte. E allora siamo nella parte finale della trasmissione, dobbiamo dare uno sguardo veloce a quello che sarà la prossima giornata. Vorrei però tornare a coinvolgere Simone Tramuta. Inizio trasmissione l'ho presentato come responsabile della nuova scuola calcio del Mazzara. A che punto siete come organizzazione e attività, Simone? Sì, siamo in partenza, nel senso che abbiamo trovato finalmente, dopo un po' di ricerche, anche gli istruttori di cui farà capo di questa compagine Filippo Foscari, sì, che oltre ad allenare la Juniores del Mazzara Calcio curerà anche la scuola calcio intitolata a Ignazio Arcoleo, che così graziosamente ha voluto sposare questa nostra idea. Scuola calcio che sarà innanzitutto scuola di vita, nel senso che noi interessa più che altro la preparazione proprio civica del ragazzo, del bambino, cominciare dai 4-5 anni, quindi dal 2012 per arrivare al 2002, 12 anni circa. Ragazzi che avranno la massima attenzione da parte dell'istruttore, che dovrà curare più che altro gli aspetti proprio civici, il rispetto, di saper stare in società, rispettare le regole e tutto, non disdegnando giustamente le nozioni di calcio e la tecnica del calcio. E mi sembra che Filippo Foscari sia molto accreditato per questo, anzi è un plus da questo punto di vista. E inoltre la società Mazzara Calcio regala, diciamo, degli incontri alla scuola calcio, che sono degli incontri con i giocatori di vecchia data, come età, ma che hanno dato veramente lustro al calcio italiano e siciliano in particolar modo, e sono Di Cicco, Lopez, Balzaretti, che verranno di tanto in tanto a fare delle convention con i genitori e con i ragazzi per parlare di vita sportiva e non di calcio giocato, ma di vita sportiva. E Ignazio Arcoleo periodicamente verrà a fare delle lezioni tecniche al Nino Vaccara, e i campi saranno quelli del centro sportivo Ricciola incontrato a Facciata, che graziosamente ha voluto anche lui contribuire, perché ci ha dato la possibilità di ospitarci nella sua struttura. Dicevo, l'istruttore è sempre Foscari. La novità anche graziosa della società scuola calcio, quindi Ignazio Arcoleo, è quella che chi si iscriverà avrà il kit di tutto il rispetto, perché non so se si può vedere, se l'abbiamo già la settimana fatto, scorsa, perfetto, con... è un kit Adidas di tutto il rispetto, che verrà regalato ai ragazzi che si iscriveranno nella scuola calcio. Questo, diciamo, che
Stiamo cominciando sperando di poter fare qualcosa di grazioso che non si limiti soltanto al gioco del calcio, che ci sta, che ci vuole stare. Però ripeto, l'ho sposato perché io, avendo avuto una brutta esperienza negli anni passati per mio figlio, spero che non sia questo, che tutte le scuole di sport, che sia calcio o degli altri sport, facciano scuola di vita e poi insegnare qualcosa, perché francamente passavano cose che non dovrebbero passare, che sono cioè la violenza, dare il calcetto, dare questo, la parolaccia, invece noi non vogliamo questo, ma anche gli altri penso che siano, che abbiano la stessa idea. E allora diamo uno sguardo al prossimo turno, seconda giornata del girone A d'eccellenza, queste le partite, Alcamo Licata, che vi ricordo si giocherà a Castellammare del Golfo perché lo stadio Catella non è disponibile, poi Atletico Campofranco Dattilo, si giocherà invece alle 16, poi Marsala Nissa, Mazara Castelbuono alle 15.30, c'è un arbitro milanese, il signor Luca De Angeli. Per quanto riguarda il costo dei biglietti, si pagherà 10 euro in tribuna nel settore ospiti, 5 euro in curva, anche 5 euro pagheranno le donne, ingresso gratuito invece per i ragazzi di età inferiore ai 14 anni. Il Mazara deve vendicare la sconfitta casalinga contro il Castelbuono dell'anno scorso per 2-1. Poi proseguendo abbiamo Paceco Mussomeli, Pro Favara Parmonval, Terranova Gela Folgore non si giocherà a Gela perché il campo è indisponibile, inizialmente era stato individuato il campo di Licata come impianto dove disputare la partita, invece è arrivata l'ulteriore decisione che farà disputare l'incontro a Caltagirone e a porte chiuse. Poi finiamo il quadro con Troina, Riviera Marmi, che si giocherà alle 16. Sulla carta qual è l'impegno, la partita che ti affascina di più, Pietro Vellutato? Ma questa è della Folgore, per la verità. Io gioco in campo neutro, scusate. A porte chiuse, su disposizione del commissario. E avvantaggiata la Folgore. Terra battuta per la Folgore, mentre gli altri giocano sul campo. Per lo spettacolo. Pino Riccardo, il Mazzaro invece deve vendicare questo 1-2 dell'anno scorso contro il Castelbuono, allora a rete della bandiera siglata da Rosel. È chiaro che dopo la vittoria di domenica contro il Dattilo, un risultato positivo sarebbe davvero un toccasano. Il cuore dice che il Mazara dovrebbe vincere, però è una partita difficile perché questo Mazara è ancora in rodaggio, per cui dobbiamo dargli il tempo, come l'abbiamo dato sempre negli anni passati a tutti gli allenatori che sono subentrate in corsa. Dobbiamo dare anche il tempo a Giacomo Modico di poter far carburare questa e di poter far carburare questa squadra, quindi dobbiamo dargli il tempo di quelle 3, 4, 5 partite al massimo, dopo dalla sesta in poi vedremo il vero Mazara, quindi il risultato è aperto a qualsiasi soluzione. Direttore Zangri, voi invece ve la vedrete con il Licata di mister Pardo che ricordava anche Leonardo Duca l'anno scorso, vi ha fatto prendere un dispiacere a Gela quando siamo ancora sulla panchina del Cile. Speriamo di... Anche qui scongiuro del caso, insomma. Speriamo di rubare la tradizione di questo vettore con gli altri. Penso sarà una buona partita, anche perché è giocata su un campo dove ci può permettere a noi di giocare a calcio veramente, e ha finito la buona partita. Poi dopo il risultato si passa sempre al 90° minuto. Inutile dire vinciamoci a 0, 2-0, il risultato sta sempre all'ultimo minuto. Io non ho mai predisposto la partita a dire vabbè andiamo a vincere. Difficilmente, perché il calcio poi dopo tu puoi sempre smentire. Leonardo, qualche curiosità su questa partita, qualche chicca? No, chicca purtroppo devo dire che partiamo penalizzati, perché diciamo che mancheranno secondo me due elementi importanti come Divicelli per squalifica e Picone. E Picone sappiamo benissimo che è un elemento su cui conta molto Riccardo Chico in avanti, è il pilastro dell'attacco, e quindi si dovrebbe un po' adattare. Non so quale sarà la formula giusta, quella che adotterà Riccardo Chico. Sicuramente sarà chiamato in causa Gimò, speriamo, e ultimamente ha giocato pure un po' pochino, quindi speriamo Gimò possa essere all'altezza, e come lo auguro, perché lui i numeri ce li ha, quindi mi auguro questo. Poi speriamo di recuperare anche Pietro Lala, non so, perché viene anche da un infortunio al posto di Di Vicente.
che devo dire, noi giochiamo solamente per vincere, questo è chiaro, perché siamo in guai casa. A giocare per perdere, cioè, questo è sicuro, anche se ovviamente il risultato è aperto, però siamo in casa e noi giochiamo per vincere e dobbiamo vincere, anche perché non vogliamo iniziare come l'anno scorso, ecco, riferito al discorso, certo, dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo iniziato bene a Mussomeli, poi abbiamo fatto 3-4 risultati un po' negativi. Quest'anno vogliamo partire bene. Simone Tramuta, per chiudere, vi aspettate anche una buona cornice di pubblico allo stadio domenica? Sarebbe giusto, è auspicabile, sarebbe anche giusto e bello anche per la squadra sentire la vicinanza della cittadinanza tutta. Soprattutto i giovani, sarebbe bello vedere i giovani venire numerosi al campo, perché sono loro la forza che... la forza nuova che può dare più linfa a questa società. Sarà sicuramente, come diceva, poi mi pare che il Castelbuono abbia giocato con sì, l'Alcamo, quindi come diceva il direttore, è una squadra ostica e almeno in casa, speriamo che non lo sia fuori casa, sia molto meno ostica fuori casa. C'è gente di carattere. No? C'è gente di carattere, lo so, questo, ma è la categoria che è di carattere, quindi la categoria comporta questo. Vedremo cosa accadrà, ne parleremo ovviamente venerdì prossimo durante lo sport. Speriamo che vinca oltre le Trapanesi, intanto poi si vede. Infatti, vediamo di finirla qui per questa sera, abbiamo sforato il tempo a nostra disposizione, ringrazio gli ospiti, Pietro Zangri, direttore sportivo dell'Alcamo, Leonardo Duca dell'area comunicazione dell'Alcamo, Pino Licata, in duplice veste di opinionista ma da quest'anno anche di team manager del Mazzara, grazie ovviamente a Pietro Vellutato e a Simone Tramuta, responsabile della nuova scuola calcio del Mazzara. Grazie soprattutto a voi per averci seguito da casa, buon proseguimento con i programmi di Televallo.